Buondì e benvenuti a questa nuova puntata con Christmas with the Coach. Ci stiamo avvicinando al Natale e quindi stanno finendo i video dell'avvento. Ricordatevi di andare a vedere anche quelli degli altri Adventures, li trovate tutti in descrizione qui sotto. Oggi cosa devo dire? Oggi andiamo, vi ricordate di Flashback? Quel bellissimo run and gun platform particolare. Bene, oggi andremo a vedere il suo seguito. Alt! Non sto parlando di Flashback 2, sto parlando del seguito di Flashback, che è Fade to Black. Attenzione, gioco in tre dimensioni di un sacco di tempo fa, che ce l'avevo giocato anche da piccolo e mi inquietavo, soprattutto per le scene di morte. E oggi, come vedete, il countdown è partito. Stavolta l'ho indicato la prima volta. Sto diventando prof, eh? Prof! E anche questo lo trovate in Collection Chamber perché è Abandonware. Almeno al momento della registrazione è Abandonware. Tutte queste belle grafiche in cel shading, e qua siamo improvvisamente dimagriti, come potete vedere. E niente, cosa andiamo. Ah, premessa. Ai tempi, cioè, c'è anche per PlayStation questo gioco, la versione migliore è quella per PC, e ai tempi avevano una malsana abitudine, quelli del PC, cioè giocare col tastierino numerico. E quindi anche qui quasi tutto si fa con il tastierino numerico. Yeah, let's ciancio le bande, il tempo sta per scadere, abbiamo 14 minuti, let's go. Veramente, tra l'altro c'è una veramente una introduzione molto fatta bene. E come vedete, iniziamo corbotto. Vi lascio scoprire voi i filmati. Noi siamo nella nostra bellissima cella, siamo vestiti sempre uguali. Vabbè, lo sappiamo sempre, i penitenziari nei videogiochi sono fatti apposta per essere violati. Abbiamo un nuovo messaggio in questa switch, metà palestra. Allora, messaggio numero 1. Sì, voglio vederlo, grazie. Voglio vederlo, grazie tante. Messaggio numero 1. Proiettili normali, orologio, scuro normale, map scanner. Messaggio numero 1. Voglio vederlo! Quanto mi piace questa voce. Quindi quando cercherò di guarirmi per qualche cosa, in realtà trovo quello che mi serve per la missione. Ok, c'è il tastierino numerico, ma comunque dovremmo usare anche tutto il resto della tastiera. E qua abbiamo una bellissima mina vagante. Allora, ci abbassiamo, possiamo strafare, col meno del tastierino numerico puntiamo la pistola. Ah, con 5 passeggiamo e con 8 corriamo. Tutto chiaro, no? Sono quelle cose, quelle franciosità, no? Quando sono delle cose che si possono fare in maniera facile, ma no, noi ci vogliamo mettere del nostro per qualche ragione. Qua non c'è niente, quindi andiamo. Notare che Lara Croft che siamo. Per qualche ragione, è vero, non si può uscire da questo penitenziario. Ah, qui c'è la porta, quindi porta aperta per chi porta. Ok,
Aia, maledetto robottone. Ah, qua ci sono. Allora, usciamo il ferro. Qua mi sa che moriamo male. E già abbiamo il primo enigma. Tutti i nemici accesi laser. No, sono andato dall'altra parte. Allora, aspetta. Tra l'altro, non abbiamo più proiettili. Ah, con invio li ricarichiamo, perfetto. Ah, ho capito come si fa questo enigma. Yeah, grazie mille, robottino. Usciamo il ferro. Lanciato una mina con un gesto molto atletico. Che mal de panza! E siamo morti. Siamo sfumati nel buio. Non un grande inizio, non un grande inizio. Sì, nuovo messaggio, bla bla bla, me li pacco, volevi curarti, invece no. Mi spiace. Usciamo il ferro. Ok. Fuori di qui, con i nostri bei bellissimi ginsoni minteroni. Già, non ti alzare per indietreggiare, devi fare tutto il giro. E invece non mi spari più. Al riparo. Allora, usciamo il ferro. Che sono anche abbastanza morto. Ma quanto sono bravo! Ma quanto sono bravo, Fate to Black! Porca miseria! Bene qua l'autore mi stringe la mano. Complimenti! Dovevamo prenderti per i beta test. Quando abbiamo fatto il test della scimmia, dovevamo prendere te. Scimmia! Non so se esiste un test della scimmia. Esci il ferro, ricarica la pistola già carica. Ok, sono tanti bei puzzle, eh. Una cosa un po' super deformed. Dai, che se vado avanti così posso imparare a speedrunnarlo dalle volte che lo ripeto. Bravo robottino. Allora. Dai che magari devo andare morto. Di nuovo. Questa sarà la migliore run di tutto l'Advent, ragazzi.
Mi guardo un attimo come si riesce a fare sta roba. Non è possibile però, eh. Ok, la soluzione è spara e distrugge la torretta. E allora... Quindi con il tasto meno si mira, col tasto bartacci tua si spara, col tasto più del tastierino numerico si spara. Ritira il ferro, la mina. Ci siamo dimenticati la mina. Il cesso quadrato va molto di moda adesso. Si vede che stanno tornando gli anni 90. Andiamoli qua. Ciaone. Allora, usciamo il ferro. Io più che sfondarlo il caricatore addosso non so che cavolo fare. Allora, intanto salviamo perché non è possibile che in un quarto d'ora sono sempre al solito punto. Magari salviamo ogni tanto. Bella comunque questo liquido che cola, marroncino, pixeloso. Se non sbaglio è questo il Grow Shading, giustamente. Che shading vuoi usare? Uno francese! Via! Allora, salva, ti prego. Il ferro non ci arriva, tipo. Gli ho svuotato addosso tre caricatori. C'ero arrivato sull'ascensore, porca miseria, non mi ricordo più come si usa. Ora, dopo un quarto d'ora, ho capito come si fa. Ho capito come si fa dopo un quarto d'ora. Diamine. Quindi la telecamera non è caduta del tutto. E allora adesso
Anche se suona il coso, non me ne frega niente. Vediamo cosa c'è nella porta dopo. Esci il sto cavolo di ferro. Sì. Allora, così, così. Me ne frega niente, dobbiamo riuscire a farlo, a passare quella cavolo di torretta. Mi sta tirando scemo. Esci il ferro. E invece sì. Yeah. E ora vediamo cosa c'è di qua. Ok. Ascensore. Salviamo, ti vi prego. Questo, se non sbaglio, è per ricaricare gli scudi. Ah, ora sì che mi sento ricaricato. Di qua non si passa. Qua c'è una torretta. Ma non c'è una videocamera. Che sbobba. Che sbobba di vita. E devo passare di qua per aprire questi. Te pareva che qualcuno non suonasse l'allarme? Locker empty. E direi che salviamo e ci salutiamo, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Che ne pensate di questo gioco? Vi è incuriosito? Volete provarlo? Scriveteci nei commenti. Suggeriscimi qualche altro gioco gratuito, se ti va, qualche Abandonware, più che volentieri. Per MS-DOS li porta anche Vanak, quindi date a vedere anche sul canale Retro Linux Gaming se c'è qualche altro gioco per DOS che vi incuriosisce. Il vostro buon coach vi saluta e vi rimanda a una prossima puntata di Christmas with the Coach. Statemi bene e a presto!